quindi da Onda Libera di RL102 al ristorante. Cameriere, Dica, signore. cosa c'è di buono stasera? Quello che preferisce. Dunque, per primo, lasagne al forno. Oppure una bella carbonara. Sì, con gli occhi blu. E magari per antipasto mi porta Giuseppe Mazzini. No, niente, il primo lo saltiamo. Prendo un secondino. Con tutta la divisa, signore? Ma quale divisa? Io dicevo un secondino, così per parlare di un secondo piatto e non di un carceriere. Chi mi ha preso per un cannibale? Ah, no, no, credevo. No, va bene, va bene, va bene, dai. E allora cosa le porto da mangiare? Lei cosa mi consiglia? La nostra specialità, signore, lumaconi in brodo. Roba che non mi piace. E di altro? Di altro abbiamo arrosto di scrofetta. Arrosto di che? Scrofetta! Oppure. Come vuole lei, se preferisce, maiala piccola. Maiala? Sì, la femmina del porco. No, il porco no, la prego, non faccia il porco. Io? No, che lei? Volevo dire che non lo prepari, io non lo mangio. Passiamo ad un altro piatto, porco cane. Vuole arrosto di porco cane? Ma lei è matto? Che c'entra adesso il cane? L'ha detto lei, signore. Io ho solo detto porco cane. E si decida allora. Che cosa vuole? Porco o cane? Me ne vado, porco. Con un pollo come lei non si può ragionare. Ha detto pollo, per caso? Sì, ho detto pollo, perché? Perché pollo non ne abbiamo più. È finito. Allora lei è proprio un asino. Basta così, eh? Basta così, signore. Abbiamo fatto tardi e per questa sera lo zoo chiude. Va bene, vado via. Ma le garantisco che si ricorderà di me. Lei non sa chi sono io. Io sono cavallo. Anzi, il signor cavallo. Cavallo, si ricordi? Cavallo? E allora poteva dirlo prima.